Ciao Fenicotteria, bentornati in questo nuovo video. Qua chi è? Charlotte. E oggi siamo qui perché dovevo fare un semplice video normale nella tenda insieme alla bambola. Solamente che quando sono entrata ho trovato questa scatola che ha in mano e quindi sono davvero troppo curiosa e ho iniziato a fare questo nuovo video. Ho cambiato totalmente il programma. Infatti guardatemi come sono vestita, sono elegante. Guardiamo un po' cos'è. E poi la mano, guardate come gli è diventata. Mi dispiace per lei, cos'è colla? Cioè tipo la pelle gli sta andando via, non lo so. Non ha pelle, lei è plastica. Plastica e ossa. Guardiamo un po' questa scatola che mi inquieta tanto perché ha tipo questo bollino. È tipo dei fiammiferi. Ha questo coso per fare tipo così, però è figo. Mi sembra anche antica. Cos'era? Ok, allora mi inquieto un sacco, ho paura di trovare qualcosa che mi porti a farmi del male e a rovinare tutto il video. È un biglietto completamente rovinato, tutto stropicciato e questa scritta "devi andarci" è super inquietante. Ciao Lella? Lella? Ciao bella Charlotte, come fa a sapere il mio nome? Forse è qualcuno che conosco, non so. Dovrai andare nel bosco. Ah no, bosco. Un po' Gesù. C'è scritto Gesù, ragazzi. No, un po' più in giù. Mi serve il dizionario del greco perché non ci sto capendo nulla. Delle vasche nel cerchio. Devi andarci con questa scritta che sembra tipo arrabbiata perché ha brillato un sacco e ha fatto un sacco di nero. Troverai un bla 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 bla. Non si capisce, guardate, è tipo tutto. Troverai un tesoro prezioso. Facciamo un riepilogo perché nemmeno io ho capito tanto. Qua c'è scritto altro, guardate. Non ti dimenticare di Elaide. Ok, allora, ciao Lella Charlotte, bella Charlotte. Ha detto che dovrò andare nel bosco un po' più giù delle vasche dove c'è un cerchio. Non lo so, però ho intenzione di andarci. Dice che c'è un tesoro prezioso, forse un indizio, non so. Perché anche l'altra volta ho passato 24 ore dentro la tenda e c'era tipo una cosa bianca con dietro una luce, era stranissimo. Andate a vedere il video se ve lo siete persi. E quindi ora ho intenzione di andare davvero nel bosco e guardare cosa succede. Vieni anche tu, Elaide. Non voglio far arrabbiare nessuno perché poi c'è scritto "devi andarci", scritto così, addio. Ok, andiamo. Ciao. Allora ragazzi, stiamo partendo per andare nel bosco. Infatti qui accanto a me c'è Elaide, qua ho il bigliettino. Mia mamma sta guidando, saluta. E il cameraman sta riprendendo appunto. Lei rimarrà lì sopra con la macchina ad aspettarmi. Io andrò giù insieme al cameraman e se ci sarà qualche problema chiamerò, perché ho il telefono qui dentro e lei ha il suo telefono. Quindi speriamo bene e di non trovare nessuno. Ci vediamo dopo. Quindi ora metterò il bigliettino dentro lo zaino e partiremo insieme ai ladri e il cameraman e voi giù. E speriamo bene. Poi ti chiamo, tieni il telefono acceso se c'è qualche problema. State attenti. Ok, va bene. Ciao mamma. Allora ragazzi, ora andremo giù, qua c'è Elaide, il cameraman sta riprendendo e ora andiamo e guardiamo un po' se c'è qualcuno e qualcosa. È diverso dall'ultima volta, c'è più erba, ci sono i tubi di plastica, si vede che nessuno è più ritornato qui, sembra abbandonato tutto. Non so come fare a passare qui in mezzo. È pieno di erba e c'è rimasto un sentiero così. Come faccio? Elaide, vai, leva l'erba. Oh.
arrivati. Siamo arrivati, infatti guardate che meraviglia. C'è tutto il vasco così. E infatti le vasche sono proprio qui giù. E ora andiamo. Ha detto un po' più giù delle vasche nel cerchio. Ora devo vedere dov'è questo cerchio, perché io ci sono sempre stata e non ho mai visto nessun cerchio, quindi non so cosa intenda. Un tesoro prezioso. Ora guardiamo. È tutto sommerso dall'erba. Allora ragazzi, urlo perché se no non mi sentite. Il cameraman è già sceso, io scendo sempre per ultima. E ora ho paura di scendere perché non so cosa aspettarmi, quindi cado e mi ammazzo. Stavo su un serpente e invece era uno specchio. Un po' più in giù delle vasche, lì ci sono le vasche, guardate. E ora dovrò andare più in giù, a sinistra, penso. Perché di là non ci posso andare. Non vedo nessun cerchio. Non so, ora guardo. Aiuto, cado. Cos'è? Un ragno? È un ragno. Cameraman, passa prima. Ragazzi, siamo quasi arrivati forse, perché lì intravedo tipo un cerchio, quindi penso che sia proprio lì. Andiamo. Sto per cadere. Aiuto. Cameraman, l'hai visto anche te? No, io non ho visto nulla. Cameraman, è lì, Dove andiamo? No, no, dai! Che fa? Torna indietro, cosa fai? Cameraman, l'hai visto? No, io non ho visto nulla. Dai, ma scherzi, spero. Voi l'avete visto? No, dai, però, Forse non l'ho immaginato. Sentite! Cameraman, senti, sì o no? Perché sennò mi sembro pazza. No, io non sento nulla. Ragazzi, corriamo perché ho paura di ritrovarmelo davanti da qualche parte. Ragazzi, mi sono fatta malissimo. Cameraman, ma perché non vieni qui? Corri almeno, no? Cioè, scusami, Lui ti uccide, quel coso. Cioè, ma io sono qui. Oh. Cameraman, corri, no? Io non so dove andare ora, perché mi sono persa, ok? E questa bambola qui, che... Ok, ragazzi. Ora cerchiamo questo cerchio. Aia. Non so come fare a scendere, ragazzi. Quello lì è il cerchio. Però non so come scendere, perché qui sono totalmente bloccata. Ci scivola un sacco. Ragazzi, se cado mi rompo una gamba, quindi devo stare attenta. Ok, ragazzi, andiamo più in giù. E la bambola l'appoggio su quel sasso perché non ce la faccio più a tenerla. E poi dovrò mettermi alla ricerca di questo tesoro prezioso. Voglio andare via da qui al più presto. E c'è l'acqua, ragazzi! C'è l'acqua! Cos'è quello? Venite, magari si trova davvero il tesoro. Boh, iniziamo a cercare. Potrei andare qui. C'è tutto qualche masso? No, Cos'è quello? Cameraman, corri! Cameraman, andiamo, dai! No! L'hai visto ora? Sì, c'è qualcosa. Andiamo, vieni. Cosa facciamo? Siamo bloccati qui. E se c'è quello... No. Dove mi consigli di andare? Lì? Sì, andiamo lì. Ora io...
sono da sola nel bosco, persa, con una bambola, con un cameraman che non corre minimamente. Ma non ce la faccio a correre dietro di te. Come no? Basta saltare un po', cioè scusami. Ma ti sei fatta male, Charlotte? No, guarda, devo chiamare mia mamma. Vediamo se risponde. Non mi risponde, ragazzi, richiamo, guardate. Vedete? Guardate, mi dice errore chiamata, non c'è internet. Non c'è internet, proviamo da WhatsApp. Mi ha riattaccato. Cosa? Aspettate ragazzi, un numero sconosciuto mi ha scritto. Guardate. Un numero sconosciuto mi ha scritto. Cara Charlotte, dovrei trovare un anello nell'albero più grande che vedi intorno a te. Lo dovrei mettere nella tua bambola, Elaide, e lei ti indicherà l'uscita. Buona fortuna, sono tornato. È il figlio di Momo, forse è Momo. Ragazzi, ho cambiato telefono, quindi non posso avere di nuovo il numero. Devo riuscire a trovare la via d'uscita di qui, perché mi sono persa e non posso uscire. Mia mamma non mi risponde e ora sono da sola insieme al cameraman e la bambola. E voi, spero che mi possiate aiutare. Nell'albero più grande. Io non vedo nessun albero, a parte quello lì. Ok, allora andiamo a vedere in quell'albero se c'è l'anello di cui tanto parla. Guardiamo. Qui tra i sassi. Ragazzi, c'è davvero un anello! Guardate! C'è davvero, guardate! Questo! È bellissimo! Wow! Ok! Guardate! Ok, non mi sta a me, no. Ora dovrei riuscire a trovare la via d'uscita. Non so come, però lo devo trovare. Cameraman, ora corri! Ci guardalo! Guardalo! Come faccio? Ti sto seguendo! Dove andiamo? Tieni l'anello. No, dove devo andare? Là? Sono stanchissima. Non lo vedo più. Corro. È lì. Sta arrivando! Salito tutta questa parte qui e ora sono dove c'è le vasche. Qui c'è il cameraman e la bambola. Siamo letteralmente scappati da lì. Fa vedere quanto sono sporca. Ho tutti tipo pantaloni sporchi qui di terra perché sono caduta letteralmente. E quindi ora dovrò tornare su. Ah, e comunque sto riprendendo col telefono perché la mia videocamera è letteralmente morta e è laggiù da qualche parte. L'ha lasciata lì e ci ritornerò domani, speriamo bene. Siamo saliti e ora siamo su, diciamo, la terraferma, perché lì sembrava un mare. Sono letteralmente più calma perché qui ora c'è il sole, lì era tutto buio. Mio babbo e mia mamma, ora li andiamo a chiamare per andare a prendere la camera, che è molto importante prenderla, e ora torniamo. È stata davvero una brutta esperienza. Comunque, iscrivetevi al canale YouTube Charlotte in punto, su Instagram come Charlotte_29. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!